partito in flottaggio, abbiamo i due idrovolanti che sono decollati all'unisono, Graziano Mazzolari con l'aereo giallo più chiaro e Ludovico Bezzani da Ferrara con la Savanna giallo-nero. Vediamo che hanno staccato in pochi metri e adesso dimostreranno le capacità operative degli idrovolanti VDS. Vediamo un passaggio a comandi incrociati di Mazzolari. Ricordiamo Mazzolari, istruttore della scuola italiana volo di Cremona e costruttore degli scafi in carbonio per i idrovolanti in tutta Europa. L'ultima spedizione è stata fatta alle isole Samoa per un vescovo che si sposta tra le isole con i galleggianti della scuola italiana volo sul velivolo Savanna. Vediamo adesso la prima verata, è Ludo che va a chiudere, viene a fare un passaggio di saluto sul display. Ludo è un allievo storico di Mazzolari che lo accompagna nelle varie manifestazioni, dopodiché sicuramente Graziano ci darà una dimostrazione delle capacità operative del Super Bingo motorizzato Simonini. Vediamo un passaggio di Mazzolari a comandi incrociati, cosa vuol dire? Vedete l'aereo che sembra volare tutto storto, e proprio i comandi sono completamente incrociati e lo vediamo in una configurazione usuale. Adesso raddrizza, va in asse, sbatte le ali per salutare il pubblico e adesso sicuramente ci farà il suo numero classico, il passaggio su un solo scarpone in flottaggio veloce, numero che è molto delicato perché se l'ala dovesse toccare l'acqua immediato sarebbe il ribaltamento nel mezzo. In questo caso vedremo l'intervento della canuglia soccorso che speriamo però di non vedere, insomma, ecco. Assolutamente sì, è una manovra complessa, occorre una grande abilità nel mantenere il velivolo che è in posizione instabile, il rituale si può dire, ma che lui riesce a fare queste manovre che ha veramente dell'incredibile. Max, quali sono le caratteristiche tecniche di questo idrovolante? Allora, quello che adesso sta amarando è un Savanna S, motorizzato con Rotax 912 100 cavalli. Ha un, ecco che fa un passaggio anche lui su uno scarpone solo, da buon allievo ha imparato anche lui la lezione e quindi gli facciamo un bel applauso perché insomma davanti al pubblico non è facile comunque da allievo di lunga data fare un'operazione di questo tipo. Vedete, è su, è come andare diciamo impennati con la bicicletta, mentre il buon Graziano Mazzolari che è su un Super Bingo molto simile al Savanna ma più spartano sta facendo una dimostrazione di volo lento. Vedete che praticamente è quasi fermo, la componente di vento da sud sicuramente aiuta nel vedere l'aereo quasi fermo, però diciamo che sta volando a circa 35 km all'ora, forse anche meno, al limite della velocità di stallo. Lo stallo si ha quando la portanza dell'ala viene a mancare, per cui se il pilota è pronto a rimettere la macchina dando cloche in avanti, lo stallo viene subito recuperato. E abbiamo visto infatti che ha sembrato precipitare per qualche metro perché ha rimesso dal volo lento il Super Bingo e adesso sicuramente vedremo cosa è in serbo per noi Graziano. Ecco qua. Viene sul display frontalmente, ha dato velocità questa volta, è motorizzato con un motore Simonini due tempi da 100 cavalli, per cui questo Bingo color giallo canarino è motorizzato due tempi, funziona quindi a miscela, l'olio e la benzina vengono miscelati prima di essere messi nel serbatoio, mentre il Savanna S motorizzato Rotax 912 100 cavalli funziona a benzina verde normalissima per con 4 tempi. Stranamente il Mazzolari non ha ancora fatto il suo passaggio su uno scarpone solo, ma sicuramente ce lo farà. Ecco, passaggio a comandi incrociati di entrambi i velivoli. Adesso il Ludovico ha rimesso, sempre a leggero comando incrociato, più accentuato Graziano Mazzolari. Adesso comandi incrociati dalla parte opposta, vedete i carrelli sempre retratti, anche quando si decolla da terra subito su carrello, perché il grosso rischio che si ha con i mezzi anfibi, cioè che possono andare sia su acqua sia su terra, è quello di dimenticare il carrello abbassato una volta decollati da terra. Purtroppo infatti settimana scorsa, ad esempio sul Po, abbiamo avuto un rovesciamento di un nostro mezzo che aveva dimenticato il carrello abbassato, non c'è stato nessun danno per il pilota e per il passeggero,
però la macchina purtroppo ne ha risentito perché è andata a fondo, è stata ripescata poi in mezzo a mille peripezie, e questo grazie alle basse velocità operative di questi mezzi che sono stall. Cosa vuol dire stall? Short take off and landing, cioè decollo atterraggio corto. Corto perché una volta c'era un landly pace davanti alle ali che diciamo soffiavano sull'estradosso dell'ala un flusso d'aria canalizzato molto forte quando l'aereo era molto cabrato. Adesso questi handling page sono stati sostituiti dai vortex generator, che sono degli elementi in plastica che creano dei micro vortici. Ecco, Mazzolari nel suo passaggio classico di saluto su uno scarpone solo con fari di atterraggio accesi, vediamo molto vicino alla costa, vedete che la semiala sinistra è molto vicino all'acqua. Dovesse toccare l'acqua la semiala sinistra, l'aereo sarebbe immediatamente rovesciato. E lo vediamo, lui usa il Super Bingo come fosse una moto da cross, una moto da trial. Spesso e volentieri sul polo si vede ammarare per poi estrarre il carrello in acqua, uscire sulla ghiaia della spiaggia, che ce ne sono molte sulle anse del Po, e non di raro lo si vede scaricare una griglia sul greto del fiume e farsi due costine con la legna raccolta sul greto del Po. Per cui una macchina che permette grande operatività. Adesso ha fatto una bella richiamata con i suoi 100 cavalli, molto leggeri perché essendo due tempi il motore pesa poco più di 50 kg, contro invece il peso del Rotax che con tutti i marmite tutto sarà intorno ai 100, per cui grande capacità anche di salita. Vi ricordo che state assistendo all'esibizione di idrovolanti nella configurazione più classica, cioè con due scarponi appesi sotto le ali che consentono all'idro di galleggiare sull'acqua. L'altra configurazione è quella degli idrovolanti bianchi che vedete ormeggiati, nei quali è la carlinga che fa da elemento galleggiante e gli stabilizzatori sulle ali servono solo per consentire il decollo e l'ammaraggio. Volevo chiedere a Max Barro, visto che si è laureato a pieni voti come pilota anche di idrovolante, di dire quali sono le differenze sostanziali fra il velivolo di terra e l'idrovolante. Ah, diciamo, dopo tanti anni e dopo essere finito nel lago perché non avevo galleggiato dopo l'accedimento del motore, ho deciso di passare al volo idro proprio per la grande versatilità che ha questa macchina. Si può ammarare ovunque, ovviamente stando attenti ai divieti, si può atterrare su terra, le capacità di decollo e atterraggio corto permettono di atterrare praticamente ovunque su campi al 250-300 metri, su acqua nel Po ad esempio facciamo decine e decine di ammaraggi lungo tutto il corso del Po e vi garantisco che è una sensazione eccezionale e tanti piloti stanno valutando la possibilità di passare al volo idro. Chiaramente è un volo che non può essere veloce come il volo di ultraleggeri avanzati che ci sono in circolazione adesso, è come parlare di moto da cross e moto da strada. Il volo idro, specialmente con galleggianti anfibi, è un po' la moto da cross, gli ultraleggeri avanzati. Ecco il passaggio veloce di Ludo, quasi a smentire il fatto che sono mezzi lenti. Gli ultraleggeri avanzati invece possono raggiungere velocità fino a 300 km orari e per cui hanno capacità di distanza e di operatività molto lunga. Abbiamo visto il passaggio di saluto di Graziano Mazzolari e adesso, in attesa dell'arrivo dei Louis Fly, i mitici baroni rotti, che è una pattuglia che vi ricordo composta da tre elementi di cui due piloti sono persone disabili da parecchi anni e hanno composto questa pattuglia proprio dimostrare che alle capacità umane è difficile porre limiti. Loro ce l'hanno dimostrato e ce lo dimostreranno più tardi. Adesso avremo, nel frattempo, in attesa che arrivi da sud la pattuglia del WeFly Team, abbiamo una dimostrazione di Matteo Comensoli dopo che gli idrovolanti avranno fatto il loro ultimo passaggio di saluto.
Mazzolari per un passaggio di saluto, un passaggio molto lento. Ecco, sbatte le ali per salutare il pubblico. Vi ricordo che siamo in attesa del We Fly Team, che è praticamente un team unico nel suo genere. È l'unica pattuglia al mondo dove due dei tre piloti sono disabili. Vediamo il We Fly Team che attualmente è sulla verticale di Bisogne, in centro lago. Vediamo che adesso iniziano a stringere la formazione. La loro non sarà una vera e propria acrobazia, ma sarà una sorta di danza. Nel frattempo Graziano Mazzolari libera il display, ammarando proprio di fronte alla nostra postazione, e subito, senza interruzione, arrivano i Baroni Rotti. Ricordiamo che due dei piloti sono persone disabili che, grazie a una modifica della cloche ideata da uno di loro, possono non solo pilotare ma portare all'estremo i loro velivoli. Abbiamo anche il grande Kustacher, che fa parte del team, che è un pilota di grandissima esperienza. Vediamo una formazione molto stretta, ma qui chiamo il generale perché, insomma, di formazione stretta se ne intende, essendo pilota di caccia F-104 quando facevano le esercitazioni, che erano costretti a inseguirsi uno con l'altro ad altre velocità sicuramente. Può parlarci del volo in formazione? Ecco che il volo in formazione è soprattutto un volo di disciplina e di mantenimento della posizione. E quello che appare a terra è lo studio di prospettive in aria. Occorre grande abilità nel fare i traguardi fra parte dell'ala della fusoliera per mantenere la posizione. Vorrei far notare la precisione, l'eleganza di questa formazione. Non sta facendo cose che uno rimane con la bocca aperta per l'audacia, ma guardate se non sembrano veramente un volo fatto da farfalle. Io vorrei dire, fate un grande applauso a questa bandiera che viene tracciata nel cielo. Guardate la posizione, sembra facile, ma è il risultato di tante ore di addestramento, di affiatamento e di coordinamento. Ricordiamo, generale, che i principali comandi sono sui tre assi, ma interviene poi anche la componente del motore, perché al cambiare dell'angolo di banking di rato ovviamente bisogna dosare il motore, e farlo in formazione vuol dire gestire comandi sui tre assi più il motore più altre finezze che all'unisono devono essere eseguite. Esattamente, occorre tener conto delle varie, soprattutto essendo un velivolo a elica, della componente di deriva che l'elica dà. Se si dà motore c'è un'imbardata a destra, cioè si toglie a sinistra, o viceversa, dipende dal movimento del motore. E sono tutte cose che bisogna tener conto in maniera di avere una evoluzione liscia, corretta, plastica, e veramente una danza nell'aria. Guardate, non c'è rumore, non c'è niente, ma però è una perfezione unica. Guardate questa posizione. I velivoli sono messi uno sotto l'altro e tracciano nel cielo veramente un ricordo. Prima della formazione a freccia sono passati appunto a questa formazione descritta dal generale, che è eccezionale perché i velivoli sono a poco più di 2,5 metri, 3 dall'altro, e per cui i gregari devono seguire il capo pattuglia e assolutamente avere piena fiducia di quello che fa lui, perché non guardano nient'altro. Adesso hanno rotto la formazione per assumere nuovamente la configurazione a freccia. E ricordiamo la difficoltà: normalmente un pilota normodotato può usare i piedi per comandare il timone verticale, il direzionale, per cui immaginate invece due di questi piloti su tre sono persone disabili che devono effettuare tutti i comandi con le mani, quindi si trovano ad avere anche quello che dovrebbero fare i piedi sulle mani, per cui la difficoltà è eccezionale. Vi ricordo che in una conferenza che tenemmo l'anno scorso a Lovere ebbero a dire che secondo loro è più facile per loro che per un pilota normale
abile pilotare in questo modo. Restammo tutti scioccati quando fecero questa affermazione. Guardate che quando siamo lì sopra, gli handicappati siete voi. Ecco un bel passaggio, Fumogeni vieni, una bella sfogata a destra. Ricordiamo che il mezzo utilizzato è un Fly Synthesi Texa. È stato costruito per la prima volta nel 1999. Ha una velocità di stallo di circa 64 km orari, che è quella prevista normativa, una velocità di crociera di 200 km orari e una velocità massima di 240 km orari. Può resistere a 4 G positivi e 2 G negativi, per cui una macchina diciamo semi-acrobatica generale. Voglio ricordare cosa significa un'accelerazione di 4 G. Praticamente significa venire a pesare in ogni parte del corpo 4 volte il peso dell'organo stesso. Immaginiamo il cuore viene a pesare 4 volte di più, i polmoni lo stesso, lo stomaco lo stesso, la testa la stessa cosa e così via. E questo avrete modo di verificarlo meglio durante l'esibizione del solista acrobatico Guido Raccioppoli, che concluderà lo spettacolo di oggi. Lì veramente i G non si contano più. Ah, sicuramente sì, però queste persone hanno anche un fisico allenato proprio per resistere a queste accelerazioni. Oh, guardate questa rottura fantastica con una trasformazione in linea di fronte, come si dice, si allontanano, poi si ricongiungeranno, è stato in brevissimo tempo, qui è un po' più difficile. E per cui riuscire a ricomporre una formazione sembra una cosa piuttosto semplice nel vederla attuare da questi grandi piloti. In realtà è di una complessità enorme il poter ricomporre una formazione così velocemente. Esatto. Guardate questa formazione da applauso, veramente bravi. Alessandro Paleri, leader, Marco Cherubini e Derek Kustacher. Tre grandi piloti che sono richiesti ovunque. 2 settimane fa erano con le frecce tricolori all'air show di Jesolo, proprio perché questa loro caratteristica unica al mondo di avere 2 piloti disabili su una formazione di 3 proprio li fa diventare protagonisti unici delle manifestazioni. Di sottofondo è partita. Voi pensate che i piloti non sentano l'applauso, ma in realtà lo vedono l'applauso, per cui al passaggio vi chiedo di proprio caricarli con un grande applauso. Fumogeni accesi per tutti, Blu Circe in formazione a diamante. Precisione assoluta.
virata a sinistra per loro, per un nuovo passaggio, sempre in formazione a diamante. Vediamo il leader che comanda ovviamente le manovre e tutti gli altri che non guardano in giro, guardano solo l'ala del loro comandante. E il fanalino, che è detto così ma non è che una figura secondaria, si becca anche un po' di scia degli altri, per cui normalmente neanche uno dei piloti più esperti viene messo a fare il fanalino. Adesso avremo dalla formazione a diamante la trasformazione a cigno con un passaggio parallelo con Fumi. Un passaggio sul display, si sono trasformati nella formazione a cigno, fumogeni accesi per loro. I velivoli sono a poco meno di una lunghezza, sono una segnala di distanza, è veramente... Adesso avremo dalla formazione a ciglio, si trasformerà in formazione a bastone. Formazione a bastone vuol dire... In quanto il solista punterà dritto verso di noi sul display per poi aprire in modo entusiasmante. Perché abbiamo l'ora che è piuttosto rafficata, oggi fortunatamente non è forte, però in aria si sente, perché comunque la velocità del programma è intorno ai 140-150 km all'ora e variazioni nell'ordine dei 10-15 km all'ora si sentono. Ecco un'apertura, vediamo che viene rotta la formazione a bastone. Una bella sfogata a sinistra per tutti. Eccoli che incrociano. Ah, spettacolo. E su ancora a tirare, una sfogata. Ecco che la formazione ha ricompattato attualmente sopra il bersaglio. Entra da nord. Mi sembra velocità un aumento, il tricolore dai fumogeni per un passaggio di saluto che ovviamente va a segnalare che siamo verso il termine della loro esibizione. Formazione a diamante, spellatevi le mani.
adesso sicuramente, prima di terminare la loro esibizione, ritorneranno per una, per un saluto finale. La nostra ora che piano piano disperde il tricolore. La formazione adesso ha virato a destra, esattamente sopra la Lucchini, e sta riacquistando velocità per un passaggio sul display del lungolago Mario Stoppani. Hanno ricompattato la formazione a bastone, fumogeni bianchi per loro. Probabilmente faranno un'apertura. Eccola qua, via il solista con una sfogata a sinistra, e il secondo, e via il terzo, e via anche il quarto. E salutano con le ali il pubblico della Nuova Stoppani. Un applauso è meritato sicuramente. Si prendono sia positivi che negativi a manetta generale, al limite della sopportazione umana. Ed eccolo, ho preso un filo di motore, vediamo cosa ci fa vedere adesso. Ricordiamo che Guido Racciopoli ha 54 anni e viene dalla scuola acrobatica di Milano e veramente ci sta incantando. Sentiamo tutti i cavalli che ruggiscono. Ha tirato un tonneau in salita. In pratica sta facendo sostanzialmente, si è tirato una richiamata eccezionale, ha fatto un volo rovescio praticamente parallelo e poi si è tirato fuori un bel tonno e adesso è ritornato in volo orizzontale per pochi secondi, immagino. E sicuramente Mario Stoppani apprezza questa acrobazia di oggi. Eccolo per un passaggio di saluto sul display, un passaggio molto basso ad altissima velocità. E via in un tonneau. E una richiamata violentissima. E un tonneau a settore in discesa. Abbiamo visto, ha fatto proprio una scampanata eccezionale, strettissima. Ecco che va a richiamarlo ancora. Altro tonneau in salita con sfogata a sinistra. Mamma mia. Passaggio ad altissima velocità, sta caricando di energia potenziale in mezzo e un passaggio a coltello, fantastico. Il passaggio a coltello è davvero una cosa straordinaria perché l'ala in pratica non vola più, è sostanzialmente tenuto dal timone direzionale, pazzesco, quindi tutto piede. Stretto.
professor Acciopoli veramente oggi ha dato dimostrazione di grande maestria. Eccolo lì che lo attacca veramente al motore, guardate come l'ha tirato veramente al limite. Volo rovescio. Vi ricordo che al termine dell'esibizione di Guido Acciopoli avremo dei passaggi vari di saluto di vari piloti che sono intervenuti e si apriranno i voli turistici con base al porto di Risco. Mamma mia, un passaggio veramente basso e volo rovescio sul display per un saluto al pubblico a testa in giù. Il generale mi dice se è preso un bei 3G negativi che sono molto peggio di quelli positivi. Sostanzialmente tutto il sangue va al cervello immediatamente. Guido Acciopoli adesso fa l'ultimo passaggio di saluto per il suo pubblico dello Stoppani. Eccolo qua, mamma mia cosa ci tira proprio da... E via un torno in salita. Bravissimo! Com'è andata oggi qui a Lovere con questo Memorial Stoppani? Ma possiamo dire che è andata benissimo come tutti gli anni. Qui è un contesto favoloso, meraviglioso, poi il pubblico qui presente che ci ha applaudito e perciò noi siamo andati più che meglio. Un'esibizione delle potenzialità di questi aerei. Allora, l'esibizione di questi aerei, allora, innanzitutto gli idrovolanti non è che siano dei mezzi acrobatici, però sono mezzi che permettono di poter fare tante cose, no? E decollano in poco spazio sull'acqua. Questi oltretutto sono degli idrovolanti anfibi perché hanno le ruote. Noi a Cremona per esempio decolliamo dalla pista, abbiamo l'aeroporto, decolliamo dall'aeroporto, poi arriviamo qui, tiriamo su le ruote e veniamo giù nel lago. Possiamo fare di tutto, abbiamo fatto dei passaggi in comando incrociato, abbiamo fatto dei passaggi a volo lento, dei passaggi su un galleggiante solo, e perciò si possono fare tante cose con i nostri idrovolanti. Lei realizza anche questi galleggianti? Sì, io li realizzo, diciamo, per tanti tipi di aerei e abbiamo clienti in tutto il mondo, dal Canada alle isole Mauritius, alle isole Solomon, all'Africa, all'America, e tutto il mondo insomma. Forse in Italia si è un po' persa la tradizione degli idrovolanti, si sta un po' riacquistando ora. Sì, diciamo che in Italia la tradizione degli idrovolanti, che noi eravamo i primi al mondo per quanto riguardava gli idrovolanti, con l'avvento della guerra che si sono costruiti degli aerei più veloci perché dovevano combattere, l'idrovolante è stato un po' messo da parte. Poi dopo la guerra non c'è stato niente. Siamo arrivati noi poi con il volo ultraleggero che abbiamo cominciato a fare questi ultraleggeri che nascono tutti terrestri e poi vengono trasformati in idrovolanti anfibi. L'Italia ha 8.000 km di coste e però non è ancora così sentito il discorso dell'utilizzo dell'idrovolante, che invece sarebbe una cosa molto utile, per esempio anche qua sul lago per monitorare il lago dall'alto sarebbe molto molto utile perché è un mezzo a basso impatto ambientale, anzi noi abbiamo i motori che sono fuori dall'acqua. In più andiamo con i motori sono propulsi a benzina verde, perciò quella del distributore, e i costi sono molto bassi. Si potrebbero fare tante cose come protezione civile e così, però purtroppo ci sono sempre dei problemi burocratici che ostacolano poi queste belle iniziative. Sappiamo che lei è un allievo di Mazzolari, quest'oggi ha fatto delle grandi esibizioni, ma ci spieghi un po' anche questo volo radente con un solo galleggiante in acqua.
Sì, è un volo complesso, si vola mettendo un galleggiante in acqua, naturalmente si tengono i comandi incrociati ed è abbastanza bello da vedersi, è un volo che diciamo crea un buon impatto visivo e altrettanto divertente da fare. E i rischi? Assolutamente nulli se uno lo sa fare, come tutte le cose, quando ci si acquisisce una certa manualità e una certa praticità, naturalmente ci servono anni di esperienza e un buon maestro, perché naturalmente tutto parte da una buona scuola e naturalmente con il tempo si riesce comunque ad acquisire una buona manualità e il mezzo permette di fare tante belle cose. Le perturbazioni sul lago, l'ora vi dà fastidio? Le perturbazioni sul lago sicuramente danno fastidio, però oggi è una giornata squisita, stupenda, si vola molto molto bene in assenza quasi totale di vento e di conseguenza diciamo che oggi è stato... Ecco il bandierone nazionale, appeso sotto l'appeo dell'Elimas. Sicuramente passaggio molto sentito, specialmente in questi giorni, insomma, dove in Italia si sta vivendo dei momenti sicuramente non belli. In questa occasione, diciamo, la voglia della bandiera, insomma, è sempre forte. Fari di atterraggio accesi per Maffeo, per salutare ovviamente il pubblico. Vediamo un grosso contrappeso che tiene distesa la bandiera, enorme, perché se pensate alle dimensioni è veramente una bandiera molto importante. Direi che un applauso per la bandiera innanzitutto, ma anche per il pilota, il Maffeo è veramente breve, guardate con che precisione la fa passare davanti al pubblico, guardate quanto è grande.